Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video. Continuiamo a giocare Machina in Modern. Questa è Surgical Extraction ed è bellissima, ma... beh, ho da fare delle premesse. Allora, la prima, non ho neanche effettivamente delle carte fisiche di Zendikar Rising, tipo il nuovo granchio cacofoni da mettervi come intro, e questo mi fa rodere il culo, effettivamente questo va detto. Seconda cosa, ieri non era acceso il Divum sul blu nero. Voi me lo dovete ricordare. Voi la prima cosa che dovete commentare è: Akira, ti sei scordato l'affare blu nero? Cioè, non va bene. E io mi metto lì e cavo, insomma, mi spargo il capo da cenere. Terza cosa, la più importante, quasi. Hanno bannato Uro, quindi adesso dovremmo fare un bel talk. Hanno bannato Uro in standard, ovviamente. Dovremmo fare un bel talk show, 5 minuti per descrivere che cosa io penso per quanto riguarda il ban di Uro. Ma ne ho parlato ieri in live con Cina Biondo, quindi andate sul mio canale Twitch e recuperate la live. Non ho messo musica coperta copyright, quindi la potete vedere perfettamente. Se volete vedere cosa ne pensiamo tutti e due, tra l'altro ringrazio il buon Cina Biondo per essere intervenuto in live con me, ma dicevo, ci potrei fare un video, potrei fare come ha fatto lui, lo standard è morto, fare Uro rovinerà il ban di Uro, eccetera. Non c'è molto da dire, onestamente. Non è veramente, non posso questa volta difendere molto l'operato di Wizard of the Coast. È un ban che secondo me non ferma quel mazzo, non ferma la minaccia, non la rende più meno minacciosa. Già si è cominciato a sostituire quella carta con altre all'interno della delle liste di For Color Omnath, e io credo che il ban di Uro in standard sia solamente un palliativo per poi andare a bannare qualcos'altro dopo, come più o meno pensano tutti. Quindi non ci vuole un genio. Giovedì, che faremo un video non di gioco ma un video di dove parliamo, parleremo invece sicuramente dello scandalo Secret Lair per quanto riguarda The Walking Dead. Ultima premessa, prima di andare subito a giocare due partite in Modern, qua è sbagliato perché stavo a guardare, scusate, dicevo... Ieri ho fatto un errore. Ho fatto un errore nella prima partita che mi è costato il game. E l'ho fatto perché praticamente non ho contato. E avete visto uno dei miei... Io soffro di questa malattia da quando giocavo a StarCraft ed ero... vincevo i tornei di StarCraft, giocavo i tornei di StarCraft, di Warcraft e degli strategici. Se vi rivedete il video, vedete chiaramente che io... ormai penso di avere la vittoria in pugno. Non gli faccio mai Apostle Blessing in mano, quindi non credo che lui mi possa ammazzare in un turno con le carte che ha, le ultime carte che ha. E quindi ho abbassato la guardia. È una cosa che mi succede sempre. Quando penso di vincere, io abbasso la guardia e commetto errori, solitamente che sono fatali. Mi è successo, ne ho raccontato poi, per quanto riguarda il video AMA fatto per i 2000 iscritti al PTQ di Napoli un anno fa, ancora ci penso, mi è successo nella partita di ieri ed è sicuramente una cosa su cui io dovrei lavorare, ma che non riesco a levarmi. È un errore che probabilmente un mental coach potrebbe levarmi se avessi effettivamente, se il mio mestiere fosse giocare a Magic. Me l'avete fatto notare in tanti, sì, ho sbagliato, perché ho fatto Field of Ruin, gli ho levato una terra tappata e l'orb, come si chiama, l'artefatto, non è riuscito a millargli quell'ultima carta che gli mancava e lui ha vinto top deccando, cioè pescando l'ultima carta quando invece poteva averne zero e morire. Ragazzi, sicuramente cose che happens, mi spiace chiaramente leggere commenti tipo no ma questa non è una giocata da te, e... io dico sempre, ragazzi, Magic è un gioco complicatissimo, straprofondo, dove ci sono da guardare 100.000 cose, ne guardi una, ti convinci di una cosa in testa e magari non guardi delle altre. Tutti in questo gioco sbagliamo, non ce n'è. È impossibile non sbagliare, non c'è nessuno che io conosca, forse Camilluzzi, che non sbaglia mai a questo gioco. È impossibile. Tant'è che ci sono storie, ne sentirete una domenica a Italian Players, c'è una puntata top domenica sera,
Tutti, ripeto, fanno degli errori anche banali, anche se sono dei mega iper pro che hanno fatto veramente di questo gioco la loro esistenza, la loro vita e il loro lavoro. Detto questo, eccoci pronti, ci troviamo un oppo, speriamo di fare a questo punto. E Manu Chao, tra l'altro, è un grinder famoso che gioca spessissimo su MTGO. Spessissimo significa sempre, e vediamo che cosa ci inventiamo con questa mano di merda. La dobbiamo mollicare. C'è questo, ci sono delle rimozione 1. Lui che cosa gioca? Potremmo anche fare un po' di scouting cercando su MTG Goldfish che cosa gioca Manu Chao. Probabilmente è quello che sta facendo lui in questo momento. Proviamoci. Manu Chao MTG Goldfish. Infatti vi escono chiaramente i tournament finish. Gioca l'Europiles recentemente, vero? Questa è del 22 settembre, un 5-0 che ha fatto con un Europiles. Vabbè, comunque questa mano, diciamo che con Clean to Dust sono contento di giocare contro uno, però non è una mano che in generale terrei mai, probabilmente in nessun matchup. Cioè, pesco uno, mi sembra un po' poco per cercare di giocare questa partita. Intanto comunque il nostro oppo non c'è, e quindi noi attenderemo facendo be 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 be. Comunque ieri sul canale Twitch è stata veramente una bella live, ragazzi, volevo prendermi l'occasione per ringraziare ancora tutti voi. Questa è una bella mano. Se è un Europiles, effettivamente potrei levare Bloodshift Thirst, che è la mia unica removal in mano. Oppure no, levo questa in verità. Sì, levo questa. Dicevo che è stata veramente una bella live. Le live cominciano a diventare dei momenti davvero, insomma, molto interessanti. Non vedo l'ora di farne un'altra, sono proprio così. Ecco, avrei dovuto levare Bloodshift Thirst, mannaggia a me. E quindi che dirvi, grazie ancora per il supporto, per gli abbonamenti, ce ne sono stati tra l'altro tanti dopo il video di domenica, vi ringrazio davvero tantissimo, sarà mia premura farlo con tutti i crismi, sicuramente siete delle veramente una community splendida, e ieri in live l'abbiamo dimostrato. Allora, sì, è un Europiles, io mi sono, mentre parlavo di voi, di quanto siete fighi, mi sono scordato di fare Archive Trap, quindi adesso questa partita noi la perdiamo, no, perché lui ha fatto un'altra fetch, meno male. Quindi dobbiamo prenderci blu o nero, teoria nero, abbiamo parecchie terre nere, va bene, abbiamo preso nero. Ora, tra l'altro, con questo blu del Delta potrebbe pure avere counter lui. Allora, facciamo così. Immagino che prenderà un altro trioma, perché no, no, una breeding pool, e noi gli facciamo questo affare. Abbiamo trovato Uro? Sì. Quindi direi che Uro può... Peccato, perché gliene levo due, io devo fare questo, deve avere 20 al cimitero, però... Force of Negation, male male, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Caspita, ho tutti i push del mondo che non è che sono proprio bellissimi in questo matchup. Questa però è bella. Questa però è abbastanza buona, è un permanente, lui gioca blu-nero, poi probabilmente le Force of Negation Coincide servono in questo matchup. Lui ha dei Blazewalker, no? Noi gli possiamo far andare delle robe al cimitero con Frank Sanity, in maniera onesta, nel senso che comunque Field of Ruin, gli spacco il trioma, poi faccio push. Lui macina 4. Lui può rifare gli uro tutte le volte. Questo significa che pesca, eh? Solo che adesso esilia 5 dal cimitero e il nostro Vision of Beyond diventa sempre più scarso. Diciamo che deve risolvere Frank Sanity, perché secondo me non è che lui ha un'ottima
come si dice. Va bene, qui la giocata che dicevamo, secondo me, però lo posso fare nel suo upkeep per... No, però adesso è tappato, al limite usa una forza. Blu nero, devo prendere per forza nero qui per fare la giocata che voglio fare. E lo faccio, vabbè. Per fare push. Può fare counter, comunque ci fa 6 danni. Ora macina solo una carta, ma invece ne macinerà 2. Se fa fetch la può fare dopo. Questo quando giocate contro Frank Sanity, mi raccomando, a Primeval Titan anche già, state attenti perché fetch la fate dopo e appunto Frank Sanity non vi triggerà la fetch. Mystic Sanctuary rimette in mano Remand. Ok. Ora purtroppo altre carte esiliate, quella Force of Negation ci ha completamente rovinato. È vero che lui pesca tanto così facendo, quindi diciamo che riduce il, la, come si dice, la velocità con cui morirà, la riduce, l'aumenta, scusate, però abbiamo una Vision of Beyond completamente morta. Ora dobbiamo pescare fetch, tipo per provare a fare un altro push, e così gira intorno al suo remanda senza problemi. Qui non ha messo niente al cimitero, infatti non fa niente. Fetch l'abbiamo pescata. E Mystic Sanctuary per Archive Trap? No, perché non abbiamo delle isole. Quindi push, morto uno un'altra volta. Qui avrebbe potuto fare Remand, non lo fa perché non gli conviene ovviamente. Immagina una sola carta. Qui macinerà ancora, però ovviamente io non gli countero questo Euro Spiral. Qui avrebbe dovuto aspettare. Ah no, l'ha aspettato il trigger, scusate. Ha fatto bene. Dopo il trigger lui ha fatto Euro Spiral. Continua a esiliarsi il graveyard, ma questo, ripeto, sta Vision of Beyond abbiamo capito che farà schifo. Quindi io qui lotto. Qui lotto perché faccio Drowning the Lock su Uro, perché poi non ha più verde per rifarlo. Spero che lui faccia Remand, così per risolvere Uro, e poi faccio Bloodshift Thirst su Uro. Ne sono sempre a 17, devo trovare l'artefatto. Trovo l'artefatto e fatta. Purtroppo avrei dovuto fare, sarebbe stato uguale in verità, Surgical al turno mio avrebbe fatto Force of Negation, io l'ho fatta al turno suo apposta per farlo tappare, però ciao, che dobbiamo fare? Allora, counter. Lui qui può fare Remand tranquillamente, io non ho nulla. Ok, io voglio pescare comunque una cartina in risposta per fargli finta di avere, di cercare Force of Negation che non ho. E non succede nulla. Lui qui ripesca, una carta andrà al cimitero, quindi una roba la macinerà. Volendo può farmi Field of Ruin, spero. No. Granchio macina 6 a turno, quindi cioè, sarebbe veramente ottimo. Ok. Io tra un in the lock glielo faccio qui e lui sicuramente avrà counter, quindi ancora più roba macinata, va bene, mana leak. Adesso noi ci pigliamo sti 6 danni, lui comunque le carte se le pesca, deve stare attento, dipende noi cosa peschiamo. Cioè, diciamo che adesso anche una pescata di terra è buona, no, non lo è più, ha fatto un sacco di carte al cimitero. Il Loam, perché non draghi con Loam? Mi sembra un'ottima mossa. Però moriamo. Ha dragato per davvero? Ah,
c'è la carta. From anywhere. Quindi c'è lui adesso 1003 gratis. Beh, siamo contenti. Abbiamo ancora un po' di tempo, per l'esattezza 2, 1, 6, 3 attacchi. Ma cosa posso pescare? Veramente poca roba. Forza Communication adesso in mano. Certo, qui ripeto, con questo Loam si è fatto sicuramente del male. Perché sono tante le carte che vanno al cimitero, eh? Field of the Dead aiuta a diminuire il clock, quindi moriamo molto più facilmente. Qui praticamente non posso pescare nulla. Arrivati che lì, basta, è finito. Ecco perché ha fatto Loam. Mesmeric Orb, ci proviamo. Lui ha Forza Communication e noi concediamo. Andiamo a G2. C'ha un'altra, come si chiama? Ha un altro Decay? Perché non ha fatto forza lì? Avrà criptico. Può fare criptico. Non fa criptico. 6 carte macinate. A questo punto gioco un altro turno, ragazzi. Che devo fare? È chiaro che lui non si tapperà niente, tapperà solo uno, quindi macinerà uno. C'ha counter in mano, quindi 4 carte gli hanno rimaste comunque. Però scusate, se io pesco una roba per cui lui deve fare counter, lui alla fine le tappa le carte, le muore. Cioè io faccio Archive Trap, lui fa... Vabbè, io lo farò comunque a fine del mio turno, ci mancherebbe. Volendo la faccio a zero, così non mi può fare mana leak, se lui fa questa faccia, ma non la fa. No, sbagliato! Sbagliato! Sbagliato però. Vabbè, perché sennò l'avrei dovuta fare nel suo upkeep. Mamma mia, disastro sta partita, disastro, molti errori, mazzo non lo conosco bene, qui forse si sarebbe vinta sta partita, che lui deve fare counter, quindi... Allora, quanto è forte Ravenous Trap quando noi giochiamo tripla Surgical Extraction e doppio Cling to Dust? Secondo me non tantissimo, quindi... Ah, Mystical Dispute ci piace, sicuramente la metteremo, Force of Negation ci piace, sicuramente la metteremo. Leveremo alcune removal, quindi leveremo i due Bluff Chief Thirst, e cioè alla fine questo ammazza pure Jace, ma anche sti cavoli, no? Leviamo Push, che noi potremmo giocare anche solo ed esclusivamente su Snaring Bridge, però lui potrebbe giocare la carta di side Geas Blessing, quindi io se Ravenous Trap provo a metterle, va? Gioco solo, le rimozioni che gioco saranno solo Drowning the Lock. I permanenti mi piacciono molto, che macinano. Mi piacciono meno le spell. I granchi si fanno di primo, mi piacciono molto. Archive Trap è forte. Leviamo, diciamo che lui giocando Decay forse i permanenti sono così così effettivamente. On the play levo un Mesmeric Orb. Niente, perché non ho fatto sta caspita di trappola? Non ci ho pensato. Comunque nell'upkeep lui c'aveva il trigger e quindi ho sbagliato comunque, perché io nel suo upkeep non gliela potevo fare la trappola, l'avrei dovuto fare per forza al mio turno. Io faccio al mio turno, lui deve tapparsi, si salva solo se ha mana leak fondamentalmente. Ah no, vabbè, fa Force of Negation a zero. Vabbè, ok, è un errore inutile, cioè nel senso sì, è un errore, ma non so se giocare 3 Surgical, però effettivamente dopo che ho messo era uno strap è forte. Potrei addirittura, infatti, gioco comunque gli orb, l'ho rimessi, levo una Surgical perché ho messo era uno strap. E stavo pensando a Snaring Bridge, perché lui comunque vuole vincere con le creature. Però un'altra volta c'è Decay, boh. Cioè di che io non gli posso dire niente, dovrei giocare Ego in Truth per riprendermi in mano la roba.
Intrutto è forte contro gli zombie. Non lo so, vabbè, è stata comunque una partita abbastanza segnata da quella forza su Surgical. Avrei dovuto aspettare che lui si tappasse, bla bla bla. Ok, mi sembra un'ottima mano questa, eh. Facciamo ganchio di primo, a cui se lui non risponde seguirà Mesmeric Orb dopo Fetch. Quindi già così 20 carte per i nostri Vision of Beyond li dovremmo fare, le dovremmo fare. Vediamo. Probabilmente, ovviamente, adesso arriverà un Fatal Push. No, non arriva. Però può arrivare uno Spell Snare. Vabbè, ragazzi, Spell Snare me lo mangio, cioè che devo fare? Non è che Spell Snare me lo mangio. Elder Gargaroth, pensa un po', come mai gioca Elder Gargaroth contro di me? Alla fine io non è che ho... Cioè, nel senso, perché lui vuole chiudere... Ah, ma forse ha messo più side. Non ho controllato se è partito con un sacco di carte. Ok, qui c'è un'altra fantasmagorica counter. Vabbè, ma noi non è che possiamo giocare... Aspettare che poi lui faccia altre cose. Questo lo dobbiamo giocare per forza. Magari lui aveva Aethergast e non ha counter. Bene. Allora, abbiamo qui 20 carte. Comunque, MTGO dovrebbe avere un coso per contare le carte che ci sono al cimitero, perché sennò io impazzisco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Davvero, ho contato bene. Mi tocca ricontare. Fai fetch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, veramente, veramente 19. Caspiterina. Vabbè, faccio Field of Ruin e poi 20 ce l'avrà. O fai fetch tu, mi piacerebbe tu facessi fetch. O Fatal Push, a me ne pure vado a push. Ah, qui pescare 3. C'è Strarigolla, sarebbe forte. Ok, è stato forte. Sheldon Kaisl è la nostra, chiaramente, spell. E triggera quando 20. Sì, fare forza mi sembra la cosa migliore da là sotto. Ok, qui posso fare Fray Insanity, ma non la farò mai, ragazzi, perché cioè, ho un counter su Jace, su cose, su roba, addirittura counter volendo su Hour of Promise, cioè non esiste che vada a giocarmi qua questo Fray Insanity. Tra l'altro lui era tutto stappato, sarebbe stato un grande errore secondo me. Ecco, questa non mi fa piacere, però che dobbiamo fare? Cose che happens. Eccolo Jace, avete visto? Lui può fare Mystical Disput qua. Bene, abbiamo giocato bene. Ora ho addirittura forza, quindi qui lui deve fare forza secondo me su questo affare, proprio per forza. Deve fare forza per forza. E vabbè, io gli andrei in combo, vediamo che succede. Ecco, diciamo che adesso non è il favorito, no, non è il favorito. Tra l'altro io posso ancora fare Force of Negation su una sua eventuale spell. Qui però, cioè, veramente, ripeto, non mi sembra il favorito. Ora Uro lo può fare un po' di volte, prima che io muoia, prima che noi moriamo. 27 carte nel mazzo ha comunque, eh? Quindi sì, sicuramente ha aumentato il numero di carte. Per provare a giocare contro Macina. Ripeto, se gioca Gia's Blessing è un casino importante, cioè nel senso che qui a partita la perdiamo con Gia's Blessing forse. Ora fa Uro. Vabbè. Uro riesce a fare meno 20k? Penso di no, insomma. Anche perché mo lui, grazie a Frey Insanity,
Se sa quante carte leva, eh? Oh, 2 ore per fare sto muro, non sai con che lande farlo. E spaccami questa, dai, tanto lo so che vuoi spaccarmi questa, così ti tappi out, almeno giochiamo sta vicino a bionda senza problemi. Ok, si tiene. Alla fine non si tiene blu open. C'è tutto questo ragionamento per non tenersi blu open. Che è particolare. Cioè, avrei pensato il contrario tutta la vita. Qui se pesco granchio faccio un macello. Va bene, oro l'hai fatto. Ti peschi un'altra carta. Tra l'altro a questo punto gli levo Field of Ruin. Non gliela levo più, ovviamente. Che mette in cima? Force of Negation, Mana Leak, Mystical Dispute. Che metti? Che metti? Che Fatal Push. Ah, ma non l'ha voluto mettere. Ma sapete che forse non ha 20 carte qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non devo contare bene. Vabbè, ma mo le mette 20 carte. Oh, 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 oh. Vabbè, devo fare Vision of Beyond alla fine del turno. Non l'ho fatto. Into Dust era meglio prima, ma Rune Crab mi sa che l'ha chiusa, no? Ah, Kozilek, fammi un po' vedere se peschiamo Ravenous Trap. Pare proprio di sì, quindi rimischia questa ceppetta. Ok, ora dobbiamo combattere con quell'affare. Lo combatteremo, direi, in maniera sana. Lucky, a Lucky, ah sì, mi ha scritto Lucky lui, eh. Cioè, nel senso, gioco 3, era uno strap, insomma. Comunque, non gioca quindi Just Blessing, gioca Kozilek, che è identico. Ripeto, quindi Surgical va bene perché gioca Uro, ma Ravenous Trap è essenziale, proprio essenziale. Giocare ponte. Oh, secondo me io sono settato bene. Secondo me sono settato bene. Gli vorrei rispondere, non gli rispondo, gli dico sì. It happens, gli dico, ve lo dico in diretta. Tra l'altro ho messo la telecamerina mia proprio che voi vedete sopra la chat proprio per evitare, perché giustamente legge della privacy e cose del genere. Lui mulliga a 6, fa una bella fetch. No, va bene. Lonely Sandar, tieni, mangia di questo granchietto. Ovviamente tutte le mani con granchio, beh, vanno tenute. Ora qui noi possiamo anche pensare, dopo aver fatto fetch, di non giocare Madden in Cacophony e di fare counter, magari salvandoci il granchio dal suo Fatal Push che già arriva secondo me, quindi ormai è arrivato. Morto, granchio morto male. Ah, mi sono scordato di fare Archive Trap la seconda volta. Bene, Akira, bene. Sei molto attento, vedo. Va bene, Cacofonia è una carta. Vai. Adesso devo sperare faccia un'altra fetch, anche se un po' rischioso millare 13, diciamo che perché potrei migliargli Kozilek che la cosa non sarebbe proprio buona. Va bene, adesso possiamo giocare sui due Drowning in the Lock. Giocheremo sui due Drowning in the Lock. Lui non ha pescato verde, mi sembra che stia cercando verde, non lo pesca. Field of Ruin gli permette di avere verde, chiaramente. Il mio Field of Ruin invece gli permette di elevare Field of the Dead. E tra l'altro fare Archive Trap, eh. Penso che la faremo. Come Bay One? Che aspetta? No, allora aspetta. Prendo Isola per provare a fare Mystic Sanctuary. Lui ha cercato.
Adesso se gli immaginiamo Godzilla, che è male, male, male. Potevo prendere invece Palude per non farmi counterare questa Archive Trap. Ci ha detto bene. Ci ha detto bene. Palude lo prendo ovviamente qui, così in caso. Allora, lui prende una verde, va bene. Cioè, nel senso, noi adesso abbiamo counter per il suo Uro, se lo fa. E lui può mettere Loam al cimitero, l'ha fatto, giocava anche Velosa a Merdyside, chiaro come l'oro, ovviamente. Non ha tirato fuori il secondo verde, non può fare Uro. Io posso counterare Jace, in caso la minaccia sia Jace. Poi metto un'altra Palude Delta e posso counterare due cose. Adesso dobbiamo assolutamente pescare una Ravenous Trap perché tra un po' Godzilla che si avvicina. Life from the Loam con Field of the Dead che torna. Field of the Dead ci ammazza, ma non ci ammazza proprio subito, quindi cioè io gli permetto di rifare questa roba. Amen. Peccato chiaramente non aver pescato Ravenous Trap per levargli tutto. Vabbè, tutte terre. A tutteterre.com si muore, tutte terre si muore, sì. Quella feccia neanche la devo fecciare per sperare di pescare un granchio che mi permetta di vincere la partita facendo doppia feccia, eccetera. Quindi non feccio. Surgical, che è una carta. Sugli Uro è sicuramente una carta. Facciamolo pescare e poi farò Surgical. Sempre per cercare di giocare intorno a forza. Lui qui può addirittura macinare, non macina. Uro per me si allontana da qua. Vediamo che c'è in mano. Speriamo che ci abbia Godzilla in mano. Aveva un Uro in mano. Drown in the Lock, Force of Negation. Ok, ha Godzilla, Jace, Archmage Charm, un Gargaroth, un sacco di terre. E un sacco di terre in mano. Adesso comincerà con gli zombie a menarmi. C'è un push e un Drown in the Lock che sono forti, ma a cui io posso un po' rispondere. Un pochino, quantomeno. Cioè, di certo, se io dovessi pescare un granchio, di carte gliene macino molte. Ma Madden in cacofoni non è la pescata che volevo fare, secondo me. Anche perché ora il rischio di macinargli Kozilek è altissimo. E devo passare. Ma mo se lo vuole macinare lui. Io fossi lui farei Loam tutti i turni. Ora arrivano gli zombie porranno fine al nostro game. Vabbè, faremo quello dopo. Vinceremo quello dopo con questo mazzo macina. Chiaramente ragazzi, se avete visto altri errori oltre a quelli che ho sottolineato. Cling to Dust è una carta però. Mi fa pescare. Madonna, c'è 100 Drown in the Lock. Ma che ci faccio con tutti questi Drown in the Lock? Non si sa proprio che ci faccio. Mo che fa il. Un altro zombie. 3 Drown in the Lock. Cioè, fare cacofoni e poi levargli solo Godzilla e che farsi rimischiare il cimitero in faccia mi sembra veramente una scemenza. Io vado a 10 qui, un'altra terra, un turno di vita, cioè, anche che le fecce dovrò fecciare prima o poi, cioè tipo adesso. Lui non fa fetch qui, boh, vabbè. Andiamo a pescare un'altra carta, però non mi sento il favorito, ragazzi. E noi possiamo pescare un'altra carta. Cioè, se noi cerchiamo effettivamente potremmo provare a se noi peschiamo una Ravenous Trap adesso, ma proprio adesso, noi effettivamente la partita possiamo svoltare. Quindi diciamo che io gli levo una roba che mi fa pescare, quindi criptico. No, Archive Trap no. Poi fermo nel mio upkeep.
Niente, non l'ho pescata. Qui ha 19 carte nel mazzo, quindi questo può funzionare da Raven Strap. Eccola qua, quindi io devo stappare e poi fare tutto al turno dopo. E qui devo fermare degli zombie. Devo fare tra un in the lock su qualche zombie, tipo. Cioè, mi sembra evidente. Oddio, vado a uno. Ma uno però per le fetch non ci posso andare, quindi uno glielo devo levare. E almeno posso fetchare io. Ma lui è pieno di counter in mano. Pure io, non è che non li ho i counter. Non è che non li ho. Il vero problema è che io dovrei avere 1000 mana che non ho. Praticamente, perché per fare Archive Trap, adesso lui non ha fetchato, dovrei tipo pescare. Questa secondo me non la devo usare. Cioè, mettere in cima Archive Trap non serve a niente, Surgical non serve a niente, Cling to Dust non serve a niente. A meno che non gli voglio ammazzare quegli zombie così, tipo due glieli ammazzo e uno prendo delle vite a uno. Cioè, se io pescassi, che cosa devo pescare? Allora, io faccio. Il mio piano è fare Cacofoni, lui milla 8. No, allora forse effettivamente Cling to Dust. Allora, perché la trappa archeo lui non ha fetch. Quindi io, se io pesco la cosa per farlo, così a Field of Ruin, lo faccio cercare, faccio la trappola a 0, faccio Ravenous Trap, counter counter e cacofoni. Vabbè, allora metterò questo che non metterò, fondamentalmente dirò di no. Io non voglio metterlo, no. E peschiamo un'altra carta. Peschiamo un'altra carta. Vediamo se effettivamente il mio piano potrebbe funzionare. Mesmeric Orb macina 3. Io questo. Drone Crab. Che peccato. Quindi ho perso. Che lui ha tutte le cose per rispondermi. Drone Crab. Drown in the Lock mi permette di vivere. Vabbè, io intanto casto questo affare. E lui decide cosa fare qua. Può counterare, chiaramente. Non lo fa. Kozilek. E questo lo sapevamo. Ravenous Strap. E countera la Ravenous Strap, ovviamente. A 10 carte, macina 3, se tappasse 10 mana con Mesmeric Orb la farei franca, ma no, ho perso. Perso qualunque cosa succeda. Lui chiaramente qui fa un counter, tra l'altro criptico, di tutti i counter che poteva fare, secondo me è quello più sbagliato. Comunque vabbè, nero e blu facciamo counter noi. Avrei dovuto utilizzare un Drown in the Lock per uccidere gli zombie prima, fondamentalmente. Che succede? Ah, fa Drown in the Lock anche lui su cosa? Ah, perché io ho due carte al cimitero, incredibile, riesce a farlo. Quindi io gli faccio questo counter qua e muoio, vabbè. Lui adesso fa risolvere la pila, ma in verità potrebbe addirittura fare Force of Negation. Infatti.
va bene, ma va male. 0-2. Beh, Mashina non è il mazzo che Akira consiglia di giocare, ma non è il mio mazzo, volevo però farlo tanto vedere con le carte nuove, è giusto cercare di provare queste cose. Probabilmente la mia lista, non lo so se la mia lista è ottimale per il meta, ecco, ho visto veramente tantissimi aggro e quindi mi sono riempito di Remulal e cioè ha senso, secondo me ha senso. Va bene, cerchiamo al troppo, cerchiamo al troppo, cerchiamo al troppo. Comunque, devo dire che su MTGO si è ridotta un pochino la quantità di giocatori che stanno effettivamente partecipando alle leghe. Un po' questo mi spiace. Allora, sperando di non fare il video più lungo della storia, qui comunque avrei potuto concedere molto prima, abbiamo perso 2 minuti di video un po' così. E vediamo contro chi giochiamo, vediamo se sarà appunto una partita un po' più rapida o no. Signori, vi ricordo ovviamente il codice sconto, non ho più il foglio fantastico, quello scritto da un... Madonna, come scrivo male, già l'ho detto però. Dicevamo, lo sconto che c'è su Mana Traders, basta mettere il codice Akira e con Akira riceverete il 20% di sconto, 20% è buono, 20% è buono. Qui aspettiamo il nostro troppo, dicevo 770 player attivi, di solito sono quasi sui 1000, ce ne sono almeno 200 in più. Rimane comunque il formato più giocato di MTGO, senza dubbio, probabilmente il formato più giocato al mondo di Magic, dopo il Sacro Commander. Attenzione, giochiamo contro il Nano. Il Nano è, per chi non lo sapesse, un giocatore italiano famosissimo, cioè Adriano Moscato. Ciao Adriano, spero che vedrai questo video e spero, insomma, di non fare troppe cavolate. Che levo? Cling to Dust o Fatal Push? Che giocherà il Nano? Giocherà Aggro? Giocherà Uro? Levo che poi Fatal... Scusate, in verità tutte e due sono buoni contro Aggro. E... Levo Mesmeric Orb, levo Archive Trap. Pensa se gioca a Belcher. Archive Trap non ci faccio niente. Sai che per la mano che ho voglio proprio levare Archive Trap. Deciso. Vai così. La trappola ci serviva, però comunque gioca aggro. Di solito comunque Adriano gioca effettivamente aggro. Lui qui può fare Dossizze, chiaramente, invece fa Soul Skarmage. A Soul Skarmage noi rispondiamo con un ricco Fatal Push. Sto pensando. No, invece rispondiamo con un Ruin Crab che morirà, va bene, ma poi faremo Hedron Crab Fatal Push. Tossiz che ci leva Fatal Push, quindi non risponderemo più con Fatal Push. Giocheremo questa partita tutta con Clean to Dust, sperando di riuscire a vincerla con quello. Chiaramente se non ci leva comunque granchio nostro, addirittura leva Mesmeric Orb, mai avrei pensato. Poi ci leva granchio, quello era facile, e quindi il mio piano continua a essere tale. Granchio, macinare, Fatal Push, qui... Ok.
Muore granchio. Adesso noi giochiamo solo con Cling to Dust praticamente. Non gli facciamo vedere che abbiamo pescato terra. Bene, ma non benissimo. Comunque lo saluto. Ciao Adriano. Tra l'altro potevo notare che aveva l'Urrus per decidere che tipo di mulligan fare. Ok, questo coso diciamo che è 5-5 per ora. Io glielo ammazzo, pensate un po', andando a 21, giusto? Sì. Bello questo, bello, 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 eh? Beh, ce la faccio, sì. C'ho tu. No! Non ce la faccio in verità. Perché mi manca. No, forse ce l'ho. Una fetch. Oh, caspita. Però io devo ammazzargli assolutamente questo. Quante sono queste? Uno. Perché io devo targettare Drone Crab qua. Se. Quindi devo levare 1, 2, 3, 4 e 5. No. Non si può. Non si può. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono. Manca. Fetch. Dovevo pescare fetch, non l'ho pescata. Vabbè, cose che happens. Purtroppo. Allora, io qui faccio questa giocata incredibile, perdo Ruin Crab per ammazzargli quello con Cling to Dust, sempre sperando che lui non abbia bolt, chiaramente. Però ne ha già fatti due. Non è, secondo me, l'unica giocata sensata. E io non ho rimozioni, è chiaro che se mo pesco rimozioni sono contento, però, insomma. Esatto, siamo morti uguale. Grande lava d'art ci ha ucciso. Vabbè, io comunque a recuperare recupererò, direi. Lava d'art glielo posso levare adesso, levandomi due, facendomi due danni, per poi levargli Soul Scormage e recuperare tre. Lava d'art glielo levo adesso, lui si leva una terra. Que ottengo questo. Vabbè, andiamo avanti. Surgical non è bella in questo matchup. Poi non so neanche come lui risponde, se risponde con Jazz Blessing a questo matchup, insomma. Comunque è molto forte Scourge of the Skyclave, eh. Veramente molto forte. Ah, noi qui gli guadagniamo uno in faccia, cioè tre in faccia, il che vuol dire che quello è 1-1, ci porta solo a 18. Lui non sarà contento, ma manco scontento, perché comunque questo affare rimane l'Urrus. L'Urrus, cioè Mishra Bubble, adesso noi gliela facciamo dimenticare proprio. Qui ho tre. È l'unico permanente quello, quindi l'Urrus effettivamente via Baubel. Apostle Blessing che ci ha ucciso. Poi giocava comunque questo mazzo qui. Ho capito che è il mazzo per grindare. Lo stanno giocando tutti perché sembra davvero molto forte.
Metto Cling to Ghast in cima, così lo posso fare a 1, pesco una carta a 1 e gli levo la carta al cimitero, ma non è un grande piano, lui ha pescato quello, c'ha un Apostle Blessing in mano, gli levo Deathshadow, prendo vite, masticavoli, penso che è meglio pescare una carta e morire se non si pesca rimozione qua, morire se non si pesca rimozione qua. Morire, morire, morire. Ok, facciamoci G2 e G3, si spera. Comunque è bello, questo mazzo è molto bello. Allora, non ho messo l'altra volta i ponti, mi ha detto metti i ponti. Proviamo a mettere i ponti. Avevo messo invece gli Echo in Truth, che forse so così così. Se vi ricordate, non è che siamo andati grande, molto forte. Surgical Extraction la leviamo. Secondo me bene, ma non benissimo per Surgical. I permanenti che millano possono essere lenti perché lui ci vuole ammazzare prima. Quindi leviamo un Frying Sanity che è un drop a 3. Se gioca Geo's Blessing, noi senza giocare a uno strap praticamente gli abbiamo regalato la partita. E dai, regaliamogli la partita. Se gioca Geo's Blessing è forte. Se si porta comunque una carta di side solo ed esclusivamente per noi, per macina, è bella. Bella per il nano. Va bene, speriamo che chiaramente non arrivi subito, immediatamente e senza neanche pensarci un ottimo tossizzo su ponte, perché se no la mano è forte, nel senso che io ponte glielo faccio, eh. Glielo faccio attivo, voglio dire. Ah, stavolta mi ricordo di fare Archive Trap, eh. Ah, qui scarta sicuramente ponte, dai. Lo sanno pure i muri. Purtroppo questo è, però avremo un counter quantomeno per la sua creatura a turno 2. Per la sua creatura a turno 2. Sì, chiaramente ha scartato ponte. Vabbè. Ma va? Giura. Oh, Akira, ma dai, incredibile. Avrei scartato anch'io ponte. Speriamo che sia uno Scourge of the Sky, Clefzo. No, è Croxa. Croxa dalla mano, guarda, la puoi fare. Croxa dalla mano, va bene. Field of Ruin, non mi sembra la carta del matchup. Qui dobbiamo prendere nero. Vabbè. Potevamo non fetchare nella speranza di pescare granchio, che non abbiamo pescato. Oboro va bene, ma va male. Allora, Madden Cacophony si fa a 6 quando, per macinare il doppio. 6 è un po' tanto, eh. Lui ha un sacco di carte in questo cimitero. Io gli potevo fare counter qui per non mangiarmi Apostle Blessing, che però essendo al cimitero io non gli faccio in mano, infatti faccio bene. Devo pescare Vision of Beyond, perché la partita se no è chiaramente finita. Pesco granchio. Che male male non è, insomma. Faccio questa. Ok, vabbè, questo muore ovviamente. Adesso lui mi fa Croxa dalla mano, quindi io devo, cioè dalla mano, dal cimitero, quindi io devo levarmi le Maddening Cacophony. L'unica carta che ho in mano la levo. 23 carte nel suo mazzo e la partita credo che sia finita qui, che non abbiamo più niente. Dobbiamo pescare adesso Vision of Beyond, fine. O peschiamo Vision of Beyond o moriamo. Perché Croxa ci ucciderà, chiaramente. Non è andato bene con sto macina. Non ho mai fatto Cling to Dust adesso. Dai, Cling to Dust adesso no. Ma che peccato, Cling to Dust adesso. Lava d'arte me lo può sparare in faccia e poi non farmi pescare. Quindi gli leverò questo. Un po' a caso. Smeric Orb, tardi. Tardi, dal tardi al tardissimo. Macina 4, Bolt 9. GG. GG, 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 GG.
Bene ragazzi, abbiamo concluso questa fantastica incursione in Modern con un ricco 0-3 che comincia effettivamente a essere un po' pesante per le nostre finanze. No, non è vero. Ricordatevi, mi raccomando, se volete giocare su MTGO, codice sconto su Mana Trader Sakira. Ragazzi, domani faccio la grafica così col cavolo, vi faccio vedere proprio la grafica bella, Akira, scritto, eccetera, eccetera, e non questa roba. E, spero che il video comunque sia stato divertente. Grazie per aver guardato, ci vediamo domani.